a volte per tempo, a volte insomma così, e anche per essere molto amici di questo salotto culturale, li abbiamo fatti sempre esibire, forse tra gli ultimi. Però io devo dire una cosa, loro sono stati ultimi nell'esibizione, ma sono anni veramente di storia del teatro che loro portano avanti. Infatti la nostra Lucio Rito è stata al San Carlino, tutta la situazione del San Carlino che ho letto e ho visto. Certo, ti chiedo scusa, ma Prego. non che sono stata a San Carlino, che il nostro trio abbiamo chiamato il San Carlino, proprio in onore del teatro San Carlino e del ridotto del San Carlino. E neanche a farlo apposta io sono riuscita ad avere uno spazio alla Fondazione Gian Battista Vico, lo so che l'ho detto anche altre volte, però creando il teatro stabile San Carlino e sono riuscita a farli tarde. E questo è lo spirito, vedete? Ci vuole spirito e forza. Ma loro sono impegnati veramente in tantissimi eventi, in tantissime manifestazioni e con il vostro applauso li lascio a voi, Lucio Rito e Angelo Iannelli. Prego. Calci, pugni, schiaffi. Intanto Silvia piange, perché piange? Poi alzi gli occhi al cielo, guardi Gesù, ti fai coraggio, metti gli occhiali e vai a scuola, dove i tuoi figli, Luca e Matteo, ti aspettano ancora. Volevo dire una cosa importante, si parla di violenza ed è giusto che io dico questa cosa. A breve esce il mio libro che è appunto intitolato I colori della vita, con tante poesie sulla violenza, sulle donne, su tutto ciò che è sociale, e finisce con l'inno alla vita. Ho la prefazione di Bruno Gambacorta, ci sta la regione che mi appoggia con Ermanno Russo, ci sta Don Aniello Manganiello che è il prete anticamorra, c'è l'introduzione della poetessa più primata d'Italia, ambasciatrice della poesia nel mondo, ci sono tanti amici che hanno detto tutto sulla mia poesia. E io proprio su questo ne ho una, per una persona che merita veramente un applauso, che è Melania Rea. Ti do una parola. A te Melania, a te che amavi Somma Vesuviana, a te che eri bella come una stella, a te che eri donna e mamma, a te che avevi paura del mare, a te che nel silenzio pregavi Dio per il tuo dolore, a te che nel bosco della felicità
ha incontrato la morte, a te che sei volata in cielo, doniamo la mimosa della vita, perché la donna va amata, mai uccisa. Progetto bravissimo. Ah. E adesso invece c'è la foto. Ci sta. Ah, la foto. Davide Guida va un applauso. Regista. Ha avuto il coraggio di dire io dico no alla violenza. Bravo. E lui è l'anima semplice della vera cultura. E ci accompagnerà lunedì nelle riprese del film che si intitola Amore e Moda. Moda e Amore, dove io e Lucia siamo lunedì, sì. E c'è anche Tina Piccolo. Sta scherzando. Complimenti ad Angelo Iannelli. E adesso diamo la parola. Ha detto una cosa più movimentata, sì, più carina. Sì, una cosa proprio per spezzare un pochino, brava, mi dispiace che questa Tina abbia avuto tante, insomma, non cattiverie, ma violenze verbali. Ma te questo Facebook lo devi lasciare. Scusate, permettete, visto quasi è nominato Facebook, l'altra volta non aveva detto che mi è piaciuta la poesia Facebook, la faccio veloce, permettete, questa mi piace, senza musica, allora, e fa così, guardate, sì. Ora, due specchi e pensa, come è cagnato questo mondo, una volta per fare amicizie bastava niente, una settimana, un susse caffè, un po' che bene, ma non si capisce niente più, c'è sta Facebook, è un social network, la gente non sa più cosa fa, ore e ore sana, sembra chatta, Pasquale, Sisina, Concetta, scusate ma voi ne conoscete? Maron, ha già sta Concetta, una gattona, mi sono spaventata, ma che tiene tu hanno capito? Sisina invece, 30 anni, bella, sensuale, ma te non ti fette. E non mi signorina. Pasquale invece mi ha sorpreso. E non mi chiese. Ma è tutto il mercato a fare spesa. Ma secondo voi, io che sono un giovane Noel, posso mai sentire a questo bordello? Angelo Iannelli, diamo la parola a Lucio Reto e soprattutto tutti i signori cantanti che sono qui, se si iniziano man mano a preparare così li ascolteremo con grande gioia. Lucia Oreto! Bene. Bravo! Ti voglio omaggiare, voglio spezzare quest'aria un pochino triste sulla violenza delle donne con una poesia molto carina che è tutto il contrario. È la moglie un pochino violenta sul marito. Beh, noi prendiamo, adesso prenderemo noi le nostre finalmente. E che è di Edoardo De Filippo, Don Enrico. Poro vascio, cuso d'oro, dimo, guarda la giacchetta. A moglie non ha un tunetto, su le sappiccità, stangottosa. Se sciotarga non sa ciò che volesse, o marito, tacceresse, non so fino lo guardà. Don Enrico l'ha capito, infine là, inchina e aspetta. E la santa sta scoperta un po' tondo, ad assallà. Non signore, ci si aiuta a fare la volontà per un po' gas. Sì signore, e ciò cagnano. Signor sì. La catesto con la goccia. Sì, signor. E che si butta? Tu devi venire scornuta, dove sta? Dindogile, stasera, non cucina, sto stanca e non mi voglio.
faccio pane, sale e olio. Tu che fai? Tu mangi? Sì. Ce ne dica da un bambino che la moglie è maculata, spagnetano maculata e ci stanno fino a casa. Ce ne dica! Quando vedo, non le dico riesco niente. E la mazza, come sempre, gli muovendo maculata! Complimenti a Lucio Rita. Grande signora questa qua. Complimenti. Un bello bacio a Lucia Oreto e complimenti anche a Angelo Iannelli. Un applauso forte, dai signori, forza, forza. Eccoci qua, benissimo.